Cosa significa dare assistenza alle persone con depressione maggiore? Quali sono i problemi che si devono affrontare? Qual è il tipo di organizzazione che bisogna mettere a disposizione di questi malati, di questi pazienti? Ne abbiamo parlato con il dottor Mauro Percudani, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell'Ospedale Niguarda di Milano, che abbiamo incontrato proprio qui a Milano nel corso di un evento durante il quale è stata presentata una nuova soluzione terapeutica per la depressione maggiore. Professore, lei è a capo di un centro importante di salute mentale che è quello del Niguarda. Cosa vuol dire assistere le persone con depressione maggiore? Quali sono le sfide da affrontare? La prima sfida da affrontare è quella di intercettare queste situazioni, quindi di essere capaci di intervenire precocemente e di garantire alle persone che arrivano ai nostri servizi una valutazione, una diagnosi corretta e dei trattamenti che siano appropriati per il bisogno che questa persona presenta. Ecco, non di rado il paziente non ammette nemmeno con se stesso di essere malato. Come fate appunto ad averli a bordo? Ecco, a stabilire quel patto terapeutico che è fondamentale in ogni patologia? Innanzitutto, se si lavora in una logica di prevenzione, si sfrutta la collaborazione dell'intera rete del territorio, dal medico medicina generale, alla scuola per i giovani, alle associazioni che ci sono sul territorio, alle diverse antenne che consentano di identificare quella situazione che necessita di un bisogno e di segnalarci il problema. È chiaro che poi sta nella nostra esperienza la capacità di avvicinare una persona e riuscire a garantire, in qualche modo offrire un percorso che sia un percorso efficace ma anche di soddisfazione per la persona. Senta professore, per le persone con depressione maggiore quali sono le cure attuali? Poi vediamo la novità, ma fino ad oggi quali sono stati i trattamenti? Allora, dipende dalla fase di malattia e dal bisogno della persona. Ci sono situazioni che richiedono un intervento urgente, situazioni di acuzia importante, situazioni gravi nel quale magari c'è un pensiero autolesivo, un'ideazione suicidaria, e allora in quei casi è necessario anche un ricovero ospedaliero per affrontare l'acuzia. Però nella maggioranza dei casi il trattamento è un trattamento di lungo termine che richiede un accesso anche ai servizi territoriali, anzi principalmente ai servizi territoriali. Dunque proprio nei centri di salute mentale sul territorio che devono essere realizzati tutti quegli interventi integrati necessari per garantire un percorso appropriato. In qualche caso, frequentemente interventi di tipo medico-farmacologico, in altrettanti casi interventi di tipo psicologico, psicoterapico, di interventi per favorire l'inclusione sociale, di supporto allo studio, di supporto all'inserimento lavorativo e quindi quell'insieme di percorsi integrati che rispondono ai bisogni della singola persona. Professore, concentriamoci sui farmaci che è un po' il tema del nostro giornale. Quali sono appunto quelli che utilizzate attualmente? Allora, i farmaci, anche i farmaci di prima generazione come gli antidepressivi triciclici, la clomipramina, sono farmaci che sono ancora attuali in alcune situazioni specifiche. Abbiamo a disposizione naturalmente una serie di farmaci di seconda generazione come gli SSRI che garantiscono una ottima tollerabilità e anche una buona efficacia anche su tutti quei quadri ansiosi che spesso sono correlati alla depressione. Oggi abbiamo a disposizione anche un farmaco come l'esketamina, che è un farmaco innovativo perché è efficace anche in quelle situazioni che non hanno risposto a precedenti trattamenti farmacologici. Quindi si utilizza in pazienti nel quale sono falliti due precedenti trattamenti farmacologici. E l'esperienza clinica che abbiamo, anche se ancora su un numero limitato di casi, ci dice che l'efficacia è un'efficacia significativa proprio nei casi resistenti ai trattamenti ordinari. Professore, un messaggio per il medico di famiglia che è in prima linea nella cura di tutte le patologie, di conseguenza anche per la depressione e a maggior ragione per la depressione maggiore. Cosa possiamo dirgli? Possiamo dire che dobbiamo riuscire insieme a fare dei passi avanti sul tema della salute mentale, dobbiamo migliorare la collaborazione tra di noi, dobbiamo utilizzare strumenti come la formazione, come la supervisione, la collaborazione su percorsi dedicati ai singoli pazienti per riuscire a migliorare la qualità delle cure dei cittadini oggi.